buongiorno, bentrovati. Siamo qui con l'assessore Enrico Manfredi, assessore all'ambiente, perché oggi è una data storica, è 24 maggio, ma noi quest'oggi inauguriamo a Collegno per la prima volta il Festival del Verde, quindi una grande occasione per incontrare le bellezze naturalistiche e le piante più belle della nostra città. Entriamo qui nell'atrio del portale Juvarriano, grande cancello, guardate questi, vedete qui il simbolo, Car, il grande ospedale psichiatrico, e qui è narrata la storia di Giulia Canella e o Giulio Canella o Mario Brunelli, proprio lo smemorato di Collegno, a cui è legata anche la straordinaria pianta che noi adesso andiamo a scoprire con Enrico Manfredi. Enrico, che pianta è quella che andremo a scoprire? Allora, andiamo a scoprire un ipocastano di quasi 200 anni di età, è un unicum nel suo genere, nel senso che abbiamo deciso già anni fa, vedendo quella che era la sua particolare struttura, di proteggerlo. È un ipocastano che è stato lavorato a candelabro e sono pochissimi gli esemplari di questa specie che hanno questo tipo di lavorazione, e a causa della sua lavorazione, crescendo negli anni, è diventato anche fragile, perché le branche, adesso le potremmo osservare, di questa pianta si espandono verso l'esterno e, crescendo molto e caricando peso, rischiano di essere spezzate da eventi atmosferici, nevicate, grandi piogge o il vento forte. La città di Collegno nel 2018 ha realizzato a proprie spese una struttura anch'essa unica nel suo genere, perché l'abbiamo progettata e realizzata ad hoc per questo albero, che come potete vedere sorregge le branche della pianta in caso di maggior carico, e quindi non permettono alla pianta di arrivare nei punti deboli, mai al punto di rottura. Facciamole vedere queste branche, perché sono veramente uno spettacolo. Ovviamente adesso la pianta è proprio nel massimo, no, della fogliazione, ma d'inverno questa pianta veramente trasmette tutta la sua monumentalità. Ecco, guardate che branche, vero? Abbiamo fatto bene, Enrico, perché se mai una di queste dovesse cedere, evidentemente, no? Sì, la pianta perderebbe completamente la sua forma e quindi diventerebbe anche pericolosa, perché sarebbe squilibrata nella sua chioma e perderebbe, diciamo, la sua unicità. E quindi questa struttura unica anch'essa nel suo genere serve proprio ad evitare questo, cioè che i fenomeni atmosferici, che nel tempo stanno sempre più diventando estremi, possano creare delle rotture a questa pianta meravigliosa. La novità da quest'anno è che noi, quando abbiamo realizzato questa struttura, abbiamo candidato a entrare nell'elenco degli alberi monumentali della Regione Piemonte questo ipocattano. A termine del 2022 la Regione Piemonte ha accettato la nostra candidatura, quindi questo ipocastano della Certosa, che noi nel 2018 avevamo indicato come albero della città in quanto l'albero più importante di Collegno, è stato finalmente ammesso e fa parte dell'albo degli alberi monumentali della Regione Piemonte. Oggi fino alle 5:30, se venite qui, abbiamo personale dell'ufficio ambiente qui, oppure qui siamo in via Martiri 30 aprile numero 30, l'ingresso monumentale dello Juvarra, sede dell'ASL Totre. Poi abbiamo un altro giardino straordinario da scoprire, quello di via Alpignano 2, il Castello Provana, e poi l'altro, sempre via Martiri 30 aprile 30, poco dopo la chiesa di San Lorenzo, l'Orto che cura. Festival del Verde, raccontaci un po', Enrico, cos'è questa novità
Collegno è città dei festival, quindi cultura, ambiente, aspettando Flower Festival, ma siamo nel pieno della Fall Fest, perché in questi giorni, se andate all'Orto che Cura e negli altri luoghi, troverete tante occasioni per entrare nel mondo, diciamo così, della riflessione, della cultura, dell'attenzione alle diversità. Prego. Sì, dunque, il Festival del Verde nasce da una proposta dell'associazione, della Società Orticola del Piemonte, un'associazione che realizza grandi e importanti eventi legati al mondo delle piante e del verde. Flor a Torino, nei giardini del Palazzo Reale, piuttosto che qui a Collegno, Follia in Fiore, nell'ultimo fine settimana di marzo. Su spinta di questa associazione, alcuni enti locali, fra cui il Comune di Torino in primis, con alcuni sponsor importanti che sono Amiat ed Iren, la città di Collegno, la città di Moncalieri e la città di Nichelino hanno deciso da quest'anno di avviare questa sperimentazione, il Festival del Verde. Il Festival del Verde è una settimana nella quale si aprono alla fruizione del pubblico dei luoghi, dei giardini, degli alberi monumentali o comunque dei luoghi che siano caratterizzati dall'importanza o per unicità, come in questo caso, oppure per una particolare bellezza e importanza anche culturale, alcuni luoghi legati appunto al mondo del verde e dei giardini. Qui su Collegno abbiamo iniziato con tre luoghi, come diceva prima il sindaco, il nostro albero monumentale, l'Orto che Cura e il Castello Provana. Ci auguriamo chiaramente che questa manifestazione, che ha la sua prima edizione, abbia successo. È una manifestazione enorme, perché la città di Torino è completamente interessata. Ci sono anche in questa settimana molti workshop, convegni, conferenze. Quindi noi iniziamo con un giorno a livello sperimentale, ma noi ci auguriamo che questa manifestazione abbia successo e che nei prossimi anni la si possa sviluppare anche qua sul territorio di Collegno. Fino alle 5:30 oggi saranno qua per dare informazioni su questo albero il personale del nostro ufficio ambiente della città di Collegno, che resterà a disposizione dei cittadini per spiegare sia quella che è, diciamo, l'importanza da un punto di vista botanico di questo esemplare, sia anche quello che è il dato storico di questa pianta. Vi aspettiamo quindi a questi Open Garden fino alle 5:30 oggi per scoprire questi straordinari patrimoni ambientali e di natura urbana che ci accompagnano e ci rendono anche la vita in questi territori più bella, ecco, sicuramente più profumata. Tanti auguri, ci vediamo al Castello Provana.